Bene a tutti raga dalla vostro Rossonero e bentornati in questo nuovo video. Oggi ragazzi volevo fare un video che riguardava un giocatore e che andava a descrivere un giocatore particolare della nostra squadra. Vi invito ad andare a vedere il video su Arnaud, il secondo, la parte 2, che comunque vedo che sta piacendo molto e quindi chi se l'è perso mi raccomando andate a vederlo. E vi invito a continuare a iscrivervi al canale che stiamo andando comunque a gonfie vele, quindi continuate così con le iscrizioni, campanellina attiva per non perdervi nessun mio video, e ricorda che per me la tua iscrizione è una grande soddisfazione. Ci tenevo a dire come al solito di seguire MilanForever21 su Instagram e OfficialCalde su YouTube. Mi raccomando, seguiteli, seguiteli, seguiteli. Sempre forza Milan e cominciamo col video. Allora, come vi dicevo, ci tenevo a descrivere un giocatore oggi. Notizie di mercato comunque non ce ne sono, cioè nel senso ci sono, ma ve l'ho già riportato ieri. Con un Milan che vuole operare a centrocampo con un Tonali che è un nome caldo, io sinceramente lo prenderei perché Tonali è veramente fortissimo. Il Milan sta provando a cedere Paquetà per poi arrivare al giocatore, e quindi Tonali è un nome caldo, la valutazione è su 50 milioni. Altro nome caldo nelle ultime ore che potrebbe far comodo al Milan a parametro zero è Florian Thauvin. Florian Thauvin, giocatore francese alla destra che è in scadenza col Marsiglia, e quindi questo qua è definito il mercato delle occasioni. Perché non puntarci su Florian Thauvin? Ok, abbiamo già Samu Castiglieco, ma Thauvin potrebbe essere una buona riserva che può giocare sia a sinistra che a destra. Quindi anche Florian Thauvin non è caldo. E poi per quanto riguarda la panchina, ragazzi, ci sono state delle voci che io sinceramente non credo e non voglio crederci, che davano che Ragnik era in lontananza, non ci credo per niente, che davano che Pioli poteva rimanere in panchina, non ci credo neanche queste, e che davano che Unai Emery e Marcelino potevano essere i papabili panchinari per la prossima stagione in caso Ragnik non arrivasse. Non voglio crederci e non ci credo perché, ragazzi, secondo me Ragnik sarà in panchina o comunque arriverà e non saranno gli allenatori né Emery né Marcelino. Non voglio crederci e non ci credo. Chi voglio parlare in questo video? Come avete detto dal titolo, Marco Brescianini. Marco Brescianini, che è un giocatore della primavera del Milan, che mi ha colpito molto e volevo dedicargli un video perché veramente mi ha colpito molto anche per la sua umiltà, per le sue parole e comunque anche per il giocatore che è. Marco Brescianini, che nasce nel 2000, il 20 gennaio 2000, appunto è un calciatore italiano, centrocampista, che gioca nel Milan da quando ha 8 anni, appunto 12 anni fa. 12 anni fa Brescianini è entrato nel giovanile del Milan fino a che nel 2017 l'Under 17 appunto l'ha chiamato in prima squadra e ha debuttato in primavera. 2 anni dopo, nel 2018, è entrato nella prima squadra e con anche ottimi risultati in primavera. Inizialmente, ragazzi, Brescianini è un calciatore che giocava sulla mediana, quindi Marco Brescianini inizialmente nella sua carriera era un mediano, adattato anche come difensore centrale. Poi, andando avanti con la carriera e vedendo che comunque le sue prestazioni erano ottime, con tanta qualità e comunque decisivo in zona gol, venne spostato mezzala, comunque per la sua capacità di inserimento, per la sua comunque visione di gioco, ma anche per la sua capacità di regalare assist, inserirsi, comunque anche far tanti gol in primavera, come voi saprete se guardate la primavera. Quindi Brescianini venne spostato da mezzala e lì appunto che diciamo la sua carriera decolla. Infatti il Milan lo fa anche debuttare in prima squadra, non è che lo fa debuttare, lo convoca anche in prima squadra insieme all'altra stella della primavera che è Daniel Maldini. Lo fa debuttare in prima, lo fa appunto ancora, lo fa convocare in prima squadra, appunto Brescianini, che io lo ritengo un ottimo talento e che secondo me l'anno prossimo come centrocampista di riserva, perché no ragazzi, perché no? È un ottimo talento che magari dietro a due centrocampisti come magari Bakayoko, Tonali, si fa il nome, potrebbe crescere e come riserva andrà bene con l'altro stella del Milan che è Tommaso Pobega che tornerà dal Pordenone. Quindi Brescianini, perché no? Lui si ispira a Cristiano Ronaldo per la mentalità con cui affronta le cose e il suo giocatore preferito, diciamo il suo modello invece come mezzala, visto che lui gioca come mezzala, è Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne è secondo me uno dei migliori centrocampisti al mondo, anche come mezzala, come trequartista, quindi Brescianini si ispira a De Bruyne. E diciamo che si ricordano anche come fisicamente e comunque per le caratteristiche del corpo. Brescianini è un biondo come De Bruyne, piazzato e molto, diciamo, alpino, nel senso che è molto bianco, quindi si assomigliano anche come caratteristiche fisiche. Molto alto anche Brescianini, molto fisico, ma anche con una buona tecnica, perché vi ripeto, calcio alle punizioni, è buono fisicamente. Secondo me è un centrocampista moderno che per il futuro, ragazzi, secondo me è ottimo. Brescianini, io ve lo dico, l'anno prossimo lo farei entrare in prima squadra, anche perché l'anno prossimo Brescianini avrà 21 anni, avrà 20 anni, già ha 20 anni, e quando un calciatore nella primavera ha 20 anni,
o entra in prima squadra o lo mandiamo in prestito come abbiamo fatto con Pizzarri e Zaghi, che è l'attaccante francese, nigeriano o camerunese, non mi ricordo. Vabbè, l'attaccante del Milan. Quindi o entra in prima squadra o va in prestito. Ragazzi, io sinceramente ci credo a questo giocatore. È molto forte, l'ho visto giocare in primavera e con Maldini, con Gabbia e con Pizzarri. Io lo farei andare in prima squadra subito questi giocatori qua. Veramente, Bresciani lo merita tanto. E mi ricorda anche Thiago Alcantara, non so perché, per le caratteristiche non fisiche, perché è molto più fisico Thiago Alcantara, ma anche tecniche, che la capacità di inserirsi, fa tanti assist e anche tanti gol. Quindi mi ricorda Thiago Alcantara, ragazzi. E niente, ragazzi, fatemi sapere la vostra. Voi lo conoscete già, Brescianin, l'avete già visto giocare? Fatemi sapere la vostra a questo giocatore. Vi ripeto, notizie di mercato oggi non ce ne sono molte, o perlomeno sono ripetizioni delle volte scorse. Quindi ragazzi, fatemi sapere la vostra su questo calciatore, Marco Brescianini. Scrivete un commento su come valutate questo giocatore e se lo fareste entrare in prima squadra l'anno prossimo. Vi invito a lasciare tanti like, a continuare a iscrivervi. Condividete il video per far crescere il canale, è molto molto importante. Campanella accesa, din din, per non perdervi nessun video. E ragazzi, niente, ci vediamo in un prossimo video. Sempre forza Milan, buon pomeriggio e bella!